bello l'inno d'Italia fatto da Jimi Hendrix, grande Savino Cesari, un applauso al nostro chitarrista Savino Cesari. Perché abbiamo fatto l'inno d'Italia da Jimi Hendrix? Perché l'Expo è partito da una settimana e all'inaugurazione Renzi gli ha cambiato le parole e noi abbiamo cambiato la musica, così tanto perché Mameli non riposi in pace neanche oggi. Guardate che bella questa foto. Guarda che bella che è. In primo piano c'è Renzi che fa il discorso e dietro c'è il logo in cui si capisce benissimo cosa sta inaugurando. C'è scritto zoppo, topo, doio. No, scherzo, è chiarissimo. C'è scritto dopo, venite dopo. L'Expo, finalmente. La grande esposizione universale dei cavi elettrici scoperti. Che forte... No, 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 dai. Guardate che l'Expo è bellissima. Appena arrivi all'ingresso ti regalano una copia del Corriere della Sera. Ve lo giuro, ma no, non per leggerlo. Per farci un cappellino da muratore e ti metti lì con gli altri a finire i lavori, gli dai una mano. Appena arrivi l'impatto è impressionante. Più che nutrire il pianeta, il tema dell'Expo sembra che sia nutrire gli architetti. Ci sono centinaia e centinaia di padiglioni meravigliosi, tra i quali, tra l'altro, un paio già visibili. E, architetture assurde, legno, acciaio, vetro, forme curve, a metà tra Disneyland e Fukushima. Come posso farvi capire? Non so, ci vorrebbe un esperto. Me lo portate un esperto? Milano, Expo 2015, l'Italian Style a servizio di un palcoscenico mondiale. Tra innovazione e cultura, una grande occasione per l'Italia del terzo millennio. Ne parliamo questa sera con Massimiliano Fuffas, architetto, designer, art creator, lifestylist. Buonasera architetto Fuffas. Senta, architetto, lei è già stato all'Expo? Cosa vuol dire quasi? Vuol dire che ci sono quasi arrivato, ma non ho trovato il parcheggio. Ah, non ha trovato posto perché era tutto pieno? No, no, proprio non c'era il parcheggio. Ho seguito i cartelli e me ne sono trovato a Brescia. Ah. Poi, però ho visitato Brescia, che è stata un'esperienza incredibile. Brescia, sì. Lo sa che l'hanno finita? Sì, lo so. Però, senta, a parte Brescia, lei... I progetti dell'Expo li conoscerà, no? Dell'Expo li conoscerà, ci sono opere delle più famose archistar del mondo, no? Foster, Libeskind, James Bieber, tutti amici James suoi. James Taylor, sì, Justin Bieber. James Lo conosco Bieber. Benissimo, Justin Bieber. No, non Justin, James, si chiama James Bieber. Guardi che si sbaglia, Federico, puoi mica cercare lasci su Wikipedia stare. Se il cantante si chiama proprio Justin? Ma no, non il cantante, l'architetto, lasci stare Federico. Comunque lei non ha... Non ha visto l'Expo? No. Ho le foto. Ah, le foto. Non so se lei le ha mai viste, sono qualcosa di straordinario. Qualcosa sì. Io ci ho buttato un occhio l'altro giorno in un dépliant dal parrucchiere, sì. Ma solo perché Novella 2000 l'aveva già presa una signora. Vabbè, lei legge. Guardi all'Expo che antenna telecom meraviglioso che hanno tirato su, me la fate vedere per favore? No, ma guardi che meraviglia. Ma quale antenna telecom? Scusi, è Vodafone, confondo sempre. No. Guardi, questo è il simbolo dell'Expo, l'albero della vita. Non so se si capisce che non è una gran vita, però. No, vabbè, però è un'opera... Eppure, vede, ora che me lo dice, c'è qualcosa in questo albero che è straordinario. Certo. Io qui vedo un'intuizione progettuale rivoluzionaria, addirittura. Capisci? Ecco, vedo una palma senza foglie... Sì? ...che stanno cercando di uccidere con la benzina, eh? Che però rappresenta la vita, capisce? No, veramente no, non capisco. E allora siamo in due. Vabbè, tu Federico hai capito, siamo in tre, benissimo. Perfetto. Prossime foto. Prossime foto, vediamo. Ecco, questo è veramente straordinario. Qui veramente si capisce lo sforzo incredibile che c'è stato per portare a termine tutti i lavori. Beh sì, tra l'altro effettivamente hanno lavorato anche di notte. Eh sì, si vede. Cose del genere alla luce del giorno non ti capitano. No, non è vero. Se vedi... Quello che ti sta uscendo, ti fermi prima, chiami un geometra e gli dici guarda che ho perso il progetto. Senta, però
scusi, il Padiglione Italia mi hanno detto che è bellissimo. Ah, oh, bellissimo. Appena finiscono di spacchettarlo, no, sarà benissimo. No, no, guardi che è finito così, Federico, puoi mica cercare su Wikipedia, per favore, l'imballaggio di polistirolo, se lo lasciano. No, no, ma guardi che... Ah, sì, è finito così. Sì. Ma scusi, lei, per esempio, per l'Expo ha progettato qualcosa? Sì, sì, noi abbiamo progettato una cosa straordinaria. Lei pensi che in studio ci abbiamo lavorato 8 anni ininterrottamente? Addirittura. Appena abbiamo saputo che avevano assegnato l'Expo a Milano, siamo subito partiti per evitare ritardi, capisce? Ah, ma possiamo vederlo il suo padiglione? Federico, ce l'abbiamo una foto dell'opera ultimata? Ah, che bello, vediamola. Sì. Oh, scusi un attimo. No, ma perdi. Allora, ma... scusi, lei quindi... per l'Expo lei ha progettato quella casetta? Io ho progettato i gerani. Andrea Zalone. Grande Andrea. A parte gli scherzi, l'Expo per Milano è una grande occasione, dai. È stata anche un'opportunità per rinnovare il centro della città, piazze, palazzi, arredo urbano, ma soprattutto avete presente per l'Expo quanti bancomat e vetrine hanno rifatto completamente? Vi dirò di più. L'Expo è stata anche una grande occasione per molti di farsi la macchina nuova. Scontri a Milano fra Black Bloc e polizia al corteo No Expo. No, a parte gli scherzi, sui Black Bloc non c'è tanto da scherzare, anche perché ho la mia macchina qui fuori e non è ignifuga. Come definirli i Black Bloc? Chi sono? Perché in questi giorni li hanno chiamati in tanti modi, no? Rivoluzionari, anarchici, violenti. Renzi un'opinione se l'è fatta. Renzi, 4 tepistelli, figli di papà, non rovineranno la festa. Tepistelli, figli di papà. Oddio, tepistelli, non ho dubbi. E anche figli di papà, da questa foto sembrerebbe. Questa è l'immagine simbolo di quella manifestazione. Una ragazza che al polso indosserebbe un Rolex. Stava imbrattando la vetrina di un negozio di lusso. Probabilmente stava evidenziando con lo spray le cose che avrebbe comprato il giorno dopo con la carta di credito della mamma. Shiu! Sì, 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 questo mi piace. Shiu! Questo è bello, questo ce l'ho già. Shiu! Come si è incazzata la Rolex... quando è uscita questa foto, ha comprato un'intera pagina sui giornali per fare un comunicato di fuoco. È inaccettabile l'affiancamento dell'immagine di Rolex alla devastazione di Milano e all'universo della violenza eversiva. No, ma Rolex, tranquilli, va tutto bene, fate un respirone. Nessuno vuole associare la Rolex alla devastazione di Milano. Piuttosto l'associa a Calciopoli quando si regalavano i Rolex agli arbitri, ecco, questo sì. L'associa al figlio di Lupi, quello non c'è dubbio, ma i guerriglieri mai. Figurati se un rivoluzionario ha mai indossato un Rolex. No, dico, a parte Che Guevara. Guardate che orologino che c'ha, eh? Guarda che bel Rolex c'ha qui Che Guevara. Hasta Rolex, sempre. El pueblo unido y amassera in retardo. Bellissimo. Però, in fondo, quelli della Rolex io li capisco, perché difendono il loro marchio. È giusto, è un simbolo in tutto il mondo, hanno ragione. Se lavori per un'azienda di prestigio, poi la difendi con i denti. Ti resta nel cuore, anche quando ne sei uscito. Prendi Montezemolo. Guardatelo qui. Con la Fiat sempre nel cuore. Continua a rilasciare interviste in cui trasuda malinconia. A proposito, ce l'avete una parrucchetta che trasuda malinconia, per favore? Ecco, un applauso alla Patrizia, a tutto il nostro staff, al nostro Turgold, al nostro... Grazie. Vieni, Renzi, facciamo un po'... Vieni, Renzi. Vieni, Renzi. Sono bollito io. Però ho messo la 56, le ho guadagnato una taglia. Santa Dio. Presidente Montezemolo, buonasera. Un attimo. No? Sì, ecco, eccomi. Buonasera, ci sediamo. No, perché... Sì. Buonasera. Buonasera. No, abbiamo... Sì. Sa cos'è? Che scivolo? Sì, va bene. Lei scivola? Io sì, un po' meno, ma... no, dico, Presidente, abbiamo letto la sua intervista, no? E lei dice che è felice dei successi della Ferrari, quindi possiamo dire nessun rancore con Marchionne, no? Si figuri, se no. Io porto rancore a Sergio Minchionne, si no, figuri... No, c'è no, proprio... no, Marchionne, non Minchionne. No, ma nell'ambiente lo chiamano tutti Minchionne. No, ma lasci stare. Quale rancore? Figuriamoci. Io ho vinto 19 campionati del mondo, sì. Lui va ancora in giro a vendere la Panda. Ecco, si figuri. Che così figuriamoci che se io ho rancore per Minchionne, no, che è una persona straordinaria, lo sa? Sì.
A parte quella brutta forfora, sì, che gli va sul maglione. Vabbè, ma lasci. Ecco, è l'alito. No, l'alito un po' forte quando fa la riunione. Guardi, non faccia mai riunioni. No, qui, non le farò, però possiamo, andiamo oltre, no? Giusto, andiamo oltre e parliamo di gente vestita bene, dai. Ecco, vede che però, lo dica, le brucia ancora questa sostituzione con Marchionne un po'? Perché sembrerebbe... Ma chi? Quello che ha le stesse braghe dei 22 ma anni. Ma lasci stare Marchionne. Ma se siamo amici, solo perché mi ha buttato in mezzo alla strada, togliendomi il lavoro di una vita, strappandomi il cuore dal petto per così poco. Ma va, bisogna essere sportivi nella vita, anzi lo saluto. Perfetto. Ciao Sergione, mi raccomando, stai attento quando attraversi la strada. No, No, però scusi, c'è da dire una cosa, che da quando è arrivato Marchionne la Ferrari è tornata a vincere. Questa Il problema della Ferrari era quel vecchio rincoglionito di Montezemolo. Ma adesso non è quello. Fatto fuori lui, basta, risolto tutto. È così che agisce il potere. Ma che potere? Guardi, c'è molta rabbia, sa? Non solo mia. Sì. La percepisco nel paese. Adesso non so se ha visto gli scontri che ci sono stati a Milano. Ma cosa c'entra con quasi lei? Quasi hanno ragione quei ragazzi ma lì. Chi? Ma chi? I Mont Blanc Bloc. Ma che Mont Blanc? Allora, no. Cioè, sta parlando degli scontri con i Black Bloc. Sa che mi ha toccato molto questa vicenda, ma lo lasci dire. Ma tutti, ha toccato tutti. Guardi, le racconto, eravamo a Bilbao, la carriera fa ciao ciao, c'eravamo tutti, io, la Emma, Giorgetto e Gabriel Garco. Gabriel Garco. Ma lei lo sa che Gabriel Garco prima era una persona? Ma lo è ancora adesso, lo è ancora adesso. Lo sa che adesso di lavoro fa il gonfiabile per le feste dei bambini? No, no, la prego. No. Guardi, non è vero. Che Gabriel Garco bravissimo. È un grande simbolo dell'Italia. Infatti. E comunque, mentre eravamo lì con Gabriel Garco a capire chi di noi aveva fatto la fine peggiore, ma sentiamo... Vabbè, sì, Giulia, Sofia... No, era proprio Gabriel Garco che perdeva dalla valvola. Ma comunque, basta, ma poverino, ma subito no. È arrivata Giulia, Sofia, e ha urlato Luca! Dico, cosa c'è Giulia, Sofia? Cosa presto, aveva? Torniamo a Milano! Sì. I nostri ragazzi hanno fatto una black bloccata! I vostri ragazzi? Oddio, ho pensato, speriamo che i nostri ragazzi non abbiano sfasciato le vetrine con la Ferrari, che se no mi rovinano il marchio più di Marchionne. Ma speriamo che abbiano usato una Chrysler. Ma scusi un attimo, sta dicendo quindi che i Black Bloc erano tutti figli di papà? Cioè... Beh, sicuramente qualcuno era figlio di Giulia Sofia. Il papà non si è mai scoperto, ma sai, in quelle serate cose... malsane in cui si grida ammucchiata! Ma sono cose tutto di Giulia... può succedere. Comunque, sono cose di Giulia Sofia. Io mi sento di difendere quei ragazzi. No, difenderli no. Ma ma chi di noi non ha mai sfondato una camera dell'Hilton per gioco? Ma quella è un'altra sono roba. Gogliardate, ma non per sono, sfogarsi no. un po'. No, non sono gogliardate. A chi non piace sfasciare un po' di cose ogni tanto? Ma una volta abbiamo anche sfasciato una barca, ma non l'abbiamo fatta apposta. Si era incastrato l'infradito della Emma nella leva del motore. Ma questi sono aneddoti della Eravamo alla volta di Santorini, due seppiette e quattro vini, e a un certo punto sentiamo un rumore sordo come un stapapuntumpum. Ma presente quel rumore tipico di quando con la poppa sfondi per sbaglio un catamarano, no? No, non ce l'ho presente, ma vabbè. Non ce l'ha presente. Lei non ha mai sfondato un catamarano? Ma no, ma io si immagini... Mi sta dicendo che c'è gente in questo paese che non ha mai sfondato un catamarano? Ma tanta, credo! E il governo non fa niente? Ma cosa deve fare il governo? Bene. Ma scusi... Ma lo si capisce perché la gente scende in piazza e distrugge le vetrine? No, però... Come è andata a finire com'è poi andata con a la Santorini, c'era con la barca? Tutta la chiglia della nostra Nilde distrutta. La Nilde. Sì, Nilde. Era il nome della nostra barca, Nilde Yacht. Vabbè, così un omaggio alla grandissima Nilde Yacht, immagino. Chi? Nilde Yacht, dico, la storica presidente della Camera, no? Nilde Yacht. Lei parla di gente che non conosco, una signora dovrebbe. Che si chiama come una barca, me la ricorderei di sicuro. No, ma guardi, che se comunque, mai è la barca. Quel giorno poi abbiamo pagato tutto. Ah, avete pagato? Beh, immagino che avrà avuto... Molti danni. Non lo so, ho solo dato la carta colorata. La carta colorata che... Sì, quella che abbiamo tutti, che poi alla fine firmi e risolvi. Ah, la carta di credito. La carta sì, di... c'è un signore che la striscia, quello sorride e puoi andare via, no? Sì, lo sappiamo, vabbè. Però ecco, una cosa, no, bisogna dire, non può giustificare gli scontri di Milano, soprattutto, ecco, anche questi ragazzi coi Rolex. Perché, no? Scusi? Quello che ha un Rolex non può protestare, vuole dire che un ragazzo che sfonda le cose non ha diritto di guardare che ore sono. Sì, ma cosa c'entra? A parte, non tutti hanno un Rolex, no? E ma perché? È una marca Rolex? Ma certo che è una marca. Ma pensa te, io pensavo che Rolex volesse proprio dire orologio. No, è una marca, tra l'altro una marca che costa molto, giustamente. In che senso, scusi, cosa dice? No, costa un sacco di soldi il Rolex, ma giustamente perché... Insomma, però, ma mi scusi, perché lei mi sta dicendo che ci sono cose che costano più di altre? Ma è ovvio, ma sì, è ovvio. Ma le cose non si dividono in cose che ho
e in cose che non mi piacciono? No, 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 quello è il suo mondo. Ma mi scusi, ma, no, mi faccia capire come arriviamo, perché qui però, se no, c'è confusione. E noi non dobbiamo creare confusione. Ma certo. Costa più un tavolo o una casa, mi scusi? Ma costa più una casa, è ovvio. Un ombrello costa più o meno di una Jaguar, su? A meno, ma dovrebbe saperlo. Ma non telefoni a... questa, costa più un tavolo o una Sharma? Ma non me lo saprà. Un ananas o un Ma lei ranch? Lo saprà sicuramente. No, Emma, non è un indovinello, non lo sa neanche lei. No, non è uguale. Certo. Emma, prenditi i tuoi tempi e riflettici con calma. Ti richiamo perché sennò qui perdo il filo. Allora, senta, va bene. Possiamo tornare un attimo ai black bloc, no? Che è un tema ma che, guardi, sul quale... Sì. Non dico che arrivo a capirmi, ecco, però no, ieri sera no. Il figlio della Giugi è andato a distruggere un treno di Italo, l'ha imbrattato tutto con scritte tipo basta coi padroni. Ah, ecco, però scusi, lei che è socio di Italo, quindi lei è uno dei padroni in qualche modo... Ah sì, sì, se lei è socio. Giorgetto, scusa, sì, mi passi un po' di chief su quelle scritte. Ecco, sì, le tolga, Giorgetto, che è meglio. No, sì. Raimondo, no. Non era Italo? Era l'Italia. Aia. Stiamo scrivendo, stiamo servendo il chief al posto del caffè a bordo. Eh no. Giorgetto, vabbè, scusa, però... mi ridisegni il chief, me lo fai più scuro e schiumoso. Ma mettici un cucchiaino di zucchero. Grazie, scusa. No, Roberto, sei tu e che cazzo? Perché sbaglia sempre. Era la Tozzo, ho appena fatto fare dei moccassini di schiuma e zucchero. E vabbè. Giorgetto, lasciali così, chiamali moccacini. E fagli la suola di biscotto. No, scusi, no, è un momentaneo. Ma non si può, non si può. No, ma. Ma mi scusi. Che le telefona è ma mi scusi, ma sì. I black bloc distruggono tutte le cose a cui tengo io? Ma qua, sì, beh, in qualche modo sì, sì, sì. Ah, ho capito, sono tipo Marchionne, ma meno violenti. Ma lasciamo stare Marchionne che guardi. Ma che cosa brutta mi sta dicendo? Capito, ma che sì. Peccato, proprio adesso che era pronta la linea. Che linea? La linea qua? Giulia Sofia, quando ha visto in televisione il figlio in piazza che sfondava tutto, è morta di vergogna. Beh, lo immagino. Erano vestiti malissimo. Ma no, ma chi se ne frega come erano vestiti? E allora ci siamo detti, ragazzi, volete sfasciare tutto, ma fatelo vestiti eleganti. Ma no, ma non fatelo. Io questa sera le voglio fare un cadeau. No, ma non guardi. Entri il primo ragazzo. Che cosa? Cos'è? Cosa? Questo è Federico. Ma chi è questo? Federico Giulio, che indossa un pratico zainetto di Hermès per portare in corteo le bombe Cartier. Ma le bombe simpatici ordigni che quando esplodono tappezzano il SUV di rubini e lapislazzuli. Ma chi se ne... ma non sei... ma non lei è Luigia Maria. Luigia Maria. Luigia Maria in felpa e passamontagna di Ralph Lauren. Addirittura. Notate la Molotov di Dom Perignon posizionata in una pratica glacé termica per essere sempre lanciata alla temperatura giusta. Ma la prego. Ma che cos'è? Carlo Ibleto. Ibleto. Indossa una giacca in double fast che diventa felpa con cappuccio per una contestazione veloce tra un consiglio di amministrazione e l'ora di squad. Ah, beh, notate il Rolex con cinturino e cassa color pelle bello. Che sembra che non ce l'hai. È perché è vero, meglio non... E per finire ecco la Vigna Sonia. La Vigna Sonia. Indossa una mantellina leggera modello corto che non rimane impigliata nella portiera del vostro coupé. Comoda inoltre per il lancio di uova Fabergé. Ma lascia stare. Notate anche la simpatica spranga Claire in morbido piumino d'oca. Che meraviglia, che meraviglia. Pronto Giulia? Giulia Sofia, dimmi. Sto facendo una sfilata, fatti, tesoro. Almeno la sfilata la faccio. Oddio, senza... quando? Cosa fermi c'è? Tutti. Cosa? Ragazzi, Carlo Ibleto, Federico. Carlo Ibleto, che venite nome è? Qui. Che nome è Carlo Presto. Ibleto? Dobbiamo andare a sfasciare il golf di Como. Ma perché? Perché? Come perché? Hanno rimpicciolito la sauna. Ma chi se ne frega? Presto, saliamo tutti sui nostri Hammer e andiamo a sfasciare tutto. Vabbè. Ammerata! Andrea Zalone, la Marta Labiraghi, Mauro. A tra poco, con una nuova maratona televisiva di Mentana. Tra poco, ciao. Volevo dirvi, o popolo delle meraviglie, non so se lo sapete, ma non so nemmeno se vi interessa, io sono un grandissimo appassionato di fantascienza. Scienza sì, ma più fantascienza. Che cos'è la fantascienza?
E quando tu in pizzeria chiedi la Coca-Cola e quelli ti portano l'aranciata e tu dici questa è scienza? No, è Fanta. La cosa che mi affascina di più è quando la fantascienza cosa fa? Anticipa, no? Anticipa un futuro lontanissimo che però poi si realizza. Prendi Jules Verne. No, nel 1865 ha predetto con 100 anni di anticipo che l'uomo sarebbe arrivato sulla Luna. E ha descritto anche alla perfezione i razzi. Non razzi. Ci ha messo anche la bandiera americana. Poi ha provato a ipotizzare anche la fine della metro C a Roma. Da lì non c'è arrivato. Prendiamo un altro, Asimov. In un saggio del 1964 ha predetto i computer portatili, il videotelefono e i robot industriali. E poi c'è il più grande di tutti, più che visionario, un profeta, lui. Me lo fate vedere? Enrico Letta. Questa è la foto che lo ritrae subito dopo aver letto il tweet di Renzi. Letta, stai sereno. E il suo intuito, zac, proteggersi col caschetto. Non sto dicendo stupidaggini. Sentite come si chiama il libro di Enrico Letta uscito 3 settimane fa. Allora, ci sono dei bambini, c'è una macchina che è spinta, la collana si chiama Strada Blu e il titolo è Andare insieme, andare lontano. Ok? Considerate tutti questi elementi nel loro insieme e guardate quanto ci ha preso. Enrico Letta coinvolto in un incidente con uno scooter nel centro di Roma, l'ex premier leso aveva appena accompagnato i figli a scuola. Io sono impressionato perché noi siamo proprio ai limiti della divinazione. Sarà l'influenza di Letta, ma mi sento anche io di fare una preveggenza perché secondo me da Enrico a Enrico, questa è una notizia che è benzina per una maratona televisiva, è già in linea. Ah, visto Asimov, non sei nessuno. Vai Mentana, vai! Buonasera e bentornati a una nuova, necessaria, improcrastinabile maratona televisiva sulla notizia che Enrico Letta ha tamponato uno scooterista da dietro. Una mossa che per certi versi ricorda quello che Renzi aveva fatto a lui un po' di tempo fa. Da dietro, una battuta storico-politica di nessuna ilarità, naturalmente, ma forse è meglio collegarci subito con Palazzo Chigi, dove vedo... Ti ricordo che eri piccirida così. Poi si siamo cresce. Venuti dalla Calabria per trovare il nostro nipote che lavora in televisione. Ma fatti baciare, sta baciando. Io sto facendo una maratona televisiva sulla 7 su Enrico Letta. Questa è proprio ti ricordi quando eri piccolo che ti piacevano tanto le favole e parlavi uno scassamento di palle. Io... E poi abbiamo scoperto che fino a 18 anni per addormentarti ti ciucciavi il dito. Io non voglio deludervi, simpaticissima famiglia calabrese, ma io sono nato a Milano. Forse mi state scambiando per un'altra persona. Ma mangia tranquillo che ti ha portato zietto che ti vuole tanto bene. C'è una faccia da malato, mi sembra. Bravo, perché anche al nord noi dobbiamo sempre tenere alto il nome di noi membrana. Io mi scuso, ma non sono membrana. Qui l'equivoco forse è questo. Io sono Enrico e Mentana conduco maratone televisivo. Ma no, che le brave, che le stanno TG1. Figurarsi se stesse qua. Invece è qua, è il nostro fonico che si chiama sì. Membrana. Sì. Stavate qua, tutto questo affetto mi aveva commosso, scusatemi, un momento di debolezza. Spero che mi commuova anche la Sarchioni che è in collegamento da Palazzo Chigi per sondare gli umori del governo sull'incidente Letta. Vai Sarchioni! Buonasera direttore, sono molto felice di essere qui. Scusa Sarchioni, forse il segnale che ha disturbato più del solito, ma hai cambiato pettinatura. No. Volto. No. Corpo. No. Tu non sei la Sarchioni, dai. Sì, sì, sono la Sarchioni. Come fa a essere la Sarchioni? Guardi, ho anche il documento, mi chiamo Sarchioni. Ho capito, ma non sei la Sarchioni giornalista, l'inviata delle mie maratone televisive. Ma no, quella è mia sorella. Ah, ecco, vedi, ci stiamo piano piano e avvicinando. Era una maratona televisiva,
ci si arriva lentamente a scoprire con chi cazzo mi sto collegando. Scusi signorina, come mai non sono collegato con la Sarchioni delle maratone televisive? Lei ha vinto una crociera con un gratta e vinci e adesso starà via per 6 mesi. E perché nessuno mi ha detto niente? Ah, io non lo so. No, ma bastava dire, cane, guarda, io ti mollo e me ne vado via. Ma qui lo sapevamo tutti, no? Ma non credo che lo sapessero io tutti. Lo sapevo. Io lo sapevo. Anch'io. Anch'io. Anch'io, sembra la pubblicità del preservativo, lo sapevano tutti. Ma sì, in fondo, perché dirlo al direttore delle maratone televisive, che non conta niente. Comunque abbiamo la sorella della Sarchioni, colleghiamoci con la sorella della Sarchioni davanti a Palazzo Chigi. Palazzo? E Chigi, mi può dare qualche informazione su... No, mi può dare qualche elemento su Chigi, direttore? Sì, è la sede del governo, sorella della Sarchioni. Ah, questo? Sì. Che bel posto, sì, che carino! Carino, santo patrone delle maratone televisive, perché non mi fulmini secco subito? Mi faresti una grazia. Sorella della Sarchioni, scusa, visto che siamo in ballo, ma che lavoro fai? Attualmente nulla. Ah, non so bene cosa fare. Confusa. Sì, confusa. Sì, un po' confusa. Idee? Tante. L'estetista, la fashion blogger. Sì. E poi ho un sogno. Beh, non facci. Stiamo pendendo tutti dalle tue labbra, sorella della Sarchioni. Dici qual è il sogno? Vorrei aprire un camioncino tutto mio. Io mi scuso per i telespettatori a casa perché anche un camioncino tutto mio non vuole dire molto. No, però anche fare la giornalista non mi dispiacerebbe. Allora, ma sì, io amici vorrei dare un'opportunità alla sorella della Sarchioni che è evidentemente simpatica. Se riuscissi, sorella della Sarchioni, a darmi qualche dichiarazione del governo sull'incidente di Letta. Letta? Ma sai che il camioncino tutto tuo non è una brutta idea? Torniamo in studio per cortesia. Grazie Sarchioni, ci sentiamo dopo. Vediamo il video della ricostruzione dell'incidente che ha coinvolto Enrico Letta. Non ce l'abbiamo, mi dicono dalla regia che abbiamo un'alternativa. Io ho paura a chiedere le alternative. Certo. Sono già le 8:30, ti tocca andar più in fretta. Pedoni, dico attenti a voi che sta arrivando Letta. Com'è, com'è, che succedono tutte a te? E col padre un po' modello scuola e quindi deve accompagnare. Via di là, nessun mi fermerà. Però vai piano, attento che non devi tamponare. Se non va piano un motorino lui travolgerà. Non mi portate sfiga, va. Il freno è quello in mezzo, ma se lo userò, qualcuno acciaccherò. Adesso in tempo non farò. Guarda che ingorgo si creò. Andavo forte, sì lo so. Ma stai attento almeno un po'. Un musical. La regia ha avuto l'idea del musical, ci sta. Il musical è nel DNA di questa rete. Musica, musical, lo dice il nome stesso. A 7 come le note. Battuta musicale. Scusate, mi sono messo tristezza da solo con questa battuta. Ma chi senz'altro non mi mette tristezza al nostro Cerata, che è sul luogo dove è avvenuto il tamponamento tra Enrico Letta e lo sventurato motociclista. Vai, Cerata. Buonasera, direttore. Cos'hai, Cerata? Che succede? No, niente, direttore, che fa un po' freddo qua. Come freddo? Sono 30 gradi. Cerata, questa risposta fa acqua da tutte le parti, dai. Non dica acqua, la prego. Comunque, direttore, praticamente è successo che, come si chiama, Letta, praticamente ha fatto l'incidente dopo che ha accompagnato i figli a scuola. Questa pare che sia... Cerata, si capisce benissimo che è un bisogno fisiologico, dai, su. No, direttore, io sono un professionista, non mi permetterei mai di rovinare il collegamento. Cerata, il dovere di un giornalista è dire sempre la verità e tu, diciamolo, devi banalmente a pisciare. Sì, direttore. Appunto, allora vai a pisciare. Intanto grazie, noi abbiamo direttore. Un video di Mattarella che esprime solidarietà a Enrico Letta, vai. Ah, mamma mia, mi stava scoppiando la vescica.
È da stamattina che la trattengo. Evidentemente audio e video non corrispondono, regia. Avete lasciato l'audio di Ceratta aperto. Ah, che liberazione, stufanatico della maratona televisiva. Manco il tempo di pisciare, mi lascia stufanatico. Chiudete l'audio per cortesia. Fermate il video, chiudete l'audio, basta, vi prego. E chiudete l'audio. Io mi scuso soprattutto con Mattarella, che già parla poco, se poi quando finalmente parla noi lo doppiamo con Cerata e a che piscia, non siamo più un TG, siamo Leslie Nielsen, una pallottola spuntata. Regia, che ne dite? Vi va se restiamo sull'obiettivo della nostra maratona televisiva? Sincronizzati! Scusate, è partita un'esibizione di nuoto sincronizzato. Ho detto evidentemente la parola sincronizzato, allora sono partita la maratona televisiva sincronizzato, non male, l'esibizione di nuoto sincronizzato a secco, perché evidentemente mancava l'acqua. L'acqua è arrivata un po' in ritardo, ma è arrivata. Sigla.